Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di XMarvel.com. Quest'oggi andremo ad effettuare l'unboxing di uno dei mouse da gaming più leggeri sul mercato e forse se non il più leggero che abbiamo mai potuto recensire fino ad ora. Stiamo parlando del Pulsar X-Lite. X-Lite dovrebbe stare a significare Extreme Light, quindi un mouse super leggero. Partendo dalla confezione, troviamo una confezione di ridotte dimensioni, colorazione Total Black. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del mouse, che è in colorazione bianca, ma è disponibile anche la colorazione nera. Il modello del mouse, il brand Pulsar GG. Nel retro della confezione troviamo un'altra immagine illustrativa dello chassis del mouse stesso, che come ci mostra è abbastanza aperto, se non dire forato, nella parte inferiore, proprio per abbattere il peso complessivo del mouse, che si attesta a circa 49 grammi. Ai lati troviamo varie informazioni tecniche specifiche, tra cui un'accelerazione di 50G, switch meccanici Omron da 20 milioni di click, adozione di un sensore PixArt PAV 3370 da 20.000 dpi, uno degli ultimi sensori ottici introdotti sul mercato per i mouse da gaming. E ci viene ricordato che il mouse funziona molto bene con l'utilizzo del micro bungee che abbiamo ricevuto insieme al mouse e vi mostreremo in questo video unboxing. Nel lato opposto troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del mouse, troviamo nuovamente le specifiche tecniche del sensore PAV 3370 di PixArt, le dimensioni e il relativo peso. Troviamo anche il link dove scaricare il software di gestione per gestire un po' tutte le gli aspetti tecnici del mouse, quindi DPI, polling rate e quant'altro. Nella parte inferiore della confezione troviamo un logo che ci ricorda la garanzia di 2 anni. All'interno troveremo un adesivo traslucido del brand Pulsar GG, le istruzioni che ovviamente non ci serviranno, ed infine il mouse, che è il Pulsar X-Lite. Dando uno sguardo da più vicino, possiamo osservare le dimensioni medie, un design simmetrico, ergonomico, mouse per addestrarsi, come notiamo. Avvicinandoci nel dorso troviamo questi fori verticali, qui troviamo la scritta Pulsar, presente sulla scocca. Come dicevamo, il mouse è disponibile sia in colorazione bianca sia in colorazione nera. Attualmente verrà commercializzata la versione V2 del Pulsar X-Lite, quindi una revisione del precedente modello con alcuni accorgimenti migliorativi. Spostandoci nella parte più avanzata, non troviamo un tasto per il cambio dei DPI, quindi è un mouse, diciamo, che si indirizza molto ai videogiocatori esperti che impostano una risoluzione DPI e quella utilizzano, poi aggiustando quella sensibilità in gioco. Due tasti principali dotati di switch Omron con un buon feedback, come possiamo sentire. La superficie è interamente opaca, con una buona finitura del mouse. Troviamo una rotellina di tipo cliccabile. Ad una prima occhiata, ad un primo tatto, sembra essere simile, molto simile a quella presente sul G Pro X Super Lite. Ovviamente, fatta eccezione per la possibilità di lasciare lo scroll libero. Spostandoci nel lato di sinistra, troviamo questa scanalatura per ottimizzare la presa e il grip sul mouse stesso. Anche qui sono presenti i vari fori verticali, presenti due tasti laterali di medie dimensioni, anche questi con un buon feedback tattile. Nel lato di destra, nuovamente fori per diminuire costantemente e complessivamente il peso del mouse, che abbiamo già detto attestarsi a circa 49 grammi, quindi è un mouse davvero ultra leggero ed è il primo mouse che scende oltre al di sotto dei 50 grammi che andiamo a recensire. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare meglio la forma e il design del Pulsar X-Lite, capovolgendolo. Possiamo osservare come la parte inferiore del mouse, a differenza di altri mouse da gaming, è abbastanza forata in queste zone qui. Possiamo intravedere
completamente il PCB. Centralmente troviamo il sensore ottico, che è un PixArt PAV 3370, uno degli ultimi sensori ottici introdotti sul mercato per i mouse da gaming. È un mouse davvero ad alte prestazioni e ovviamente lo testeremo durante l'utilizzo di questo mouse. Lungo il contorno troviamo 4 MOSFET di forma semitriangolare di medio-piccole dimensioni. Il Pulsar X-Lite adotta un cavo paracord colore bianco per rimanere a tema del mouse, e il connettore USB placcato oro introduce anche un inserto di colore blu per ricordare il brand. Anche qui troviamo la scritta Pulsar. Come dicevamo, mettendo un attimo da parte il mouse, abbiamo ricevuto insieme al mouse stesso anche altri accessori, che sono dei mouse grip tape che vanno a ottimizzare il grip, appunto, e la presa sul mouse stesso. Al momento non so se li utilizzerò per i test, vedrò man mano. E assieme a questi abbiamo ricevuto anche il micro bungee, esattamente una busta comprensiva 3 micro bungee. Io già l'ho aperta per mostrarvi questo piccolo mouse bungee che viene fornito dalla Pulsar insieme al mouse. Si compone di 2 pezzi. Questi sono degli adesivi, biadesivi, scusate, di ricambio, presente già al di sotto della struttura in plastica che andrà appoggiata e inserita sotto il monitor, e questo, diciamo, è la cannuccia che va ad estendere il filo per creare la funzione del mouse bungee. Rimaniamo dunque alla recensione scritta del nuovo Pulsar X-Lite sul nostro sito. La recensione la trovate nel link giù in descrizione. Vi consigliamo di consultarla, dove troverete immagini dettagliate del mouse, le nostre considerazioni, i nostri test e le nostre valutazioni. Rimandiamo dunque al prossimo video unboxing e un saluto a tutto lo staff.